Bentrovati e benvenuti sul mio canale. Nel tutorial che segue vi vado a spiegare la mia versione della mattonella granny con qualche piccolo escamotage per rendere invisibile la chiusura del giro. Sul canale trovate già alcuni tutorial per la lettura degli schemi. Questo è uno schema modulare e segue la lettura degli schemi circolari, ossia si parte dal centro, si lavora il primo giro, si lavora il secondo e la lettura viene effettuata in senso antiorario. La mia mattonella sarà lavorata tutta con il dritto fronte a noi, quindi in un unico verso. E vedrete che lavorata in questo modo avrete un dritto e un rovescio ben visibile. Io mi sono portata già un bel poco avanti per farvi vedere il risultato finale. Dove ho lasciato l'uncinetto è la chiusura del giro e come potete vedere è completamente invisibile, non c'è nessuna riga che vada a delimitare la chiusura del giro. Questo è il dritto e questo è il rovescio. Ma partiamo con la lavorazione. Muniamoci di un marcatore e partiamo con il tutorial. Vado ad usare un cotone ritorto, questo è un numero 5 filo di Scozia, e un uncinetto del numero 3. Vado a fare il mio nodino iniziale, stringo e vado a lavorare 4 catenelle, una, 2, 3 e 4. Carico il filo, vado sulla prima catenella iniziale, entro, estraggo e chiudo la maglia alta. In questo modo ho ottenuto il mio cerchio di partenza. Adesso cosa faccio? Entro all'interno del cerchietto che si è formato, estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Allungo leggermente la solina, faccio una torsione verso il dietro, vado a pescare il filo che ho sul dito, lo porto sul davanti e abbiamo due gettati sull'uncinetto. Carico di nuovo il filo e vado a chiudere la maglia alta allungata ritorta. Questa sarà la nostra maglia iniziale di ogni giro. Il mio consiglio è quello di mantenere una tensione morbida del filo. E la cosa principale per non far sbarellare la mattonella è quella di non tirare la lavorazione. Continuiamo con carica il filo, rientriamo nello spazio e andiamo a lavorare le due maglie alte mancanti per il primo blocchetto di punti. Adesso andiamo a formare il primo angolo e lo formiamo con 3 catenelle, una, 2 e 3. Carichiamo il filo, rientriamo nell'archetto che si è formato e andiamo a lavorare il secondo blocco con 3 maglie alte, una, 2 e 3. Vedete che io faccio ruotare leggermente la lavorazione senza fare troppa pressione. E 3 e abbiamo creato il secondo blocco di maglie alte, 3 catenelle per il secondo angolo, carichiamo il filo, rientriamo all'interno del cerchio e andiamo a lavorare il terzo blocco. Catenelle, carichiamo il filo e entriamo nell'archetto e lavoriamo l'ultimo blocco di 3 maglie alte e siamo arrivati alla conclusione del giro. Adesso dovremmo andare a formare il quarto angolo. In genere si fanno le 3 catenelle e si va a chiudere con un punto bassissimo sulla maglia iniziale. Io chiudo i miei giri secondo i punti di lavorazione. In questo caso, avendo 3 catenelle, andrò a lavorare una catenella,
Carico il filo, vado sul punto iniziale entrando da sotto e prendendo le due asoline superiori che lo compongono, vado ad estrarre il filo e chiudo la mia maglia alta. Ecco qui, vedete che la mattonella si comincia a delineare ed ha perfettamente la forma quadrata. Partiamo con il secondo giro. Entro all'interno dell'archetto che si è formato, estraggo il filo e chiudo con un punto bassissimo. Allungo leggermente la solina, faccio una torsione verso il dietro, prendo il filo, lo porto sul davanti, carico di nuovo e vado a chiudere le due asoline. Importante è il movimento delle mani. Quando faccio questa operazione, io tengo stretta la maglia per non farla stringere e per avere più possibilità e facilità di entrare nelle due asoline di chiusura. Carico il filo di nuovo, rientro nello spazio e lavoro le due maglie mancanti. Per lo spazio io do una catenella, carico il filo, vado nell'angolo successivo e lavoro le mie tre maglie alte, una, due e tre. Prendo il marcatore e lo vado a mettere nel primo angolo, che poi in effetti è metà angolo, perché noi stiamo partendo da metà angolo. Tre catenelle di separazione, 2 e 3, che sono lo spazio d'angolo, carico il filo, vedete che ho già ruotato la mattonella, vado sempre nell'archetto e vado a lavorare le tre maglie alte mancanti per concludere il primo angolo intero. Una catenella di separazione per lo spazio, carico il filo e vado a lavorare l'altro angolo con 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. E continuo in questo modo per tutto il giro fino ad arrivare all'altro angolo, quello iniziale, che andremo a completare con le 3 maglie mancanti e chiuderemo con la catenella e la maglia alta sulla prima maglia iniziale. Vedete che sono arrivata al primo angolo, quello che abbiamo iniziato a metà. Ho già lavorato le tre maglie alte mancanti e adesso andrò a fare la parte mancante per l'angolo, ossia lo spazio. Io lo spazio lo sto facendo con una catenella, carico il filo, entro nel primo punto iniziale da sotto, prendendo le due asoline che lo compongono, estraggo il filo e chiudo la mia maglia alta. Con questo sistema di chiusura rendiamo letteralmente invisibile la chiusura del giro e, come potete vedere, non c'è nessun segno visibile di chiusura degli stessi. Questo è il dritto e questo è il rovescio. Vi faccio rivedere un altro giro che poi continuerete da sole perché i giri sono tutti quanti uguali, nel senso che l'angolo è quello che vi ho fatto vedere, l'angolo di partenza. Iniziamo sempre con metà angolo, mentre per gli angoli successivi, tra un blocco e l'altro, abbiamo 3 catenelle di separazione e nella parte retta, tra un gruppo e l'altro, una catenella di separazione per lo spazio. Vi faccio vedere questo terzo giro per intero. Cominciamo con metà angolo, entrando nello spazio, estraendo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Allunghiamo leggermente la solina, facciamo la nostra torsione verso il dietro per pescare il filo, lo portiamo sul davanti, carichiamo e chiudiamo la maglia alta, allungata, ritorta. Ricarico di nuovo, vedete che ho già ruotato la mattonella e vado a lavorare i due punti mancanti per il mezzo angolo. Prendo il mio marcatore e lo sposto nell'angolo che ho appena iniziato.
Questo mi darà modo di sapere dove devo chiudere il giro. Ecco qui. Per la parte centrale, una catenella di separazione, carico il filo, vado nell'archetto tra i due blocchi e lavoro le 3 maglie alte. Una catenella di separazione, vado nello spazio d'angolo e vado a lavorare l'angolo di questo giro con le 3 maglie alte, le 3 catenelle per lo spazio e le 3 maglie alte a chiusura dell'angolo. Una catenella di separazione, vado a lavorare il blocco centrale con le 3 maglie alte. Una catenella di separazione, vado a lavorare il secondo angolo, 3 maglie alte. Vedete come faccio ruotare la mattonella mano a mano che io la lavoro, tenendo fermo sempre il punto che sto lavorando sull'uncinetto. In questo modo riesco a tenere costante la tensione del filo. Poi provate questo sistema e fate le vostre riflessioni e i commenti sotto al video, che saranno sicuramente graditi. Una catenella di separazione, carico il filo e vado a lavorare il blocco centrale tra i due angoli. Una catenella e vado a lavorare l'altro angolo, il terzo. Uno, due e tre per lo spazio, carico il filo e lavoro la parte mancante per chiudere il terzo angolo. Una catenella di separazione, carico il filo e vado a lavorare il blocco di 3 maglie tra questo angolo e l'angolo iniziale. Vedete che siamo a inizio giro. Una catenella di separazione, carico il filo e vado a lavorare le 3 maglie mancanti per chiudere l'angolo iniziale. 1, 2 e 3. Le 3 catenelle di chiusura le sostituisco con una catenella, carico il filo, vado nel punto iniziale entrando da sotto, prendendo le due asoline che lo compongono e chiudo la mia maglia alta. E questa è tutta la mia lavorazione per la mattonella granny, che come potete vedere io dovrei metterle in forma, ma penso che non ce ne sia bisogno perché è perfettamente quadrata. Per allargare ulteriormente la mattonella e portarla alla misura che a voi serve, non dovete far altro che ripetere il giro di lavorazione, che poi alla fine è un unico giro, e dando nella parte centrale tra i vari blocchi una catenella di separazione e negli angoli 3 catenelle per lo spazio, mentre l'angolo iniziale, che noi cominciamo con metà, sostituiamo le catenelle con una catenella e una maglia alta chiusa sulla maglia alta iniziale. E questo sarà il risultato. Come potete vedere, una mattonella ben delineata. Non abbiamo giri di chiusura visibili, non esistono da nessuna parte, e abbiamo un dritto e un rovescio. Io mi auguro che questo mio tutorial sia stato di vostro gradimento e vi sia utile per le vostre lavorazioni. Se non lo avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, lasciatemi un like e condividete. Io vi aspetto per i prossimi video. A presto!